Buongiorno Rainbow City, come sempre Bob Voce Fioca vi terrà compagnia con le notizie e i grandi successi. Ragazzi, cosa c'è di meglio di un buon caffè di prima mattina? Di certo non è questo un buon caffè. Ma scusa, che bel programma. Secondo me è buonissimo. Ehi ragazzi, che storia interessante. Parlo di New Orleans, voglio scoprire tutto su quella città. Già, New Orleans è veramente un gran bel posto. Da ragazzo ci sono stato per un po' di tempo. Racconta! E beh, come sapete, New Orleans è famosa per la sua magnifica musica jazz. E anch'io ho suonato lì. Avevo appena messo a punto una nuova invenzione. E ora, signore e signori, diamo il benvenuto alla maniera di New Orleans al giovane Leonard e al suo claritrombofono, uno strumento rivoluzionario! Buonasera a tutti, questo coso si chiama Tutti credono che sia matto ma non hanno ancora visto niente. Scusate, ora andrà meglio. Non posso stare qui per ore, che cosa è successo? Oh, il pubblico era in delirio. Purtroppo il resto della storia è un po' confuso, sapete. La mia memoria non è più quella di una volta. Comunque non tutto è perduto, perché grazie al grande professor Leonard, da oggi la storia potrete viverla. Davvero? Certo, ho appena completato la mia ultima invenzione. Un libro di storia interattivo. Scegliete luogo, tempo e il libro vi porterà ovunque vogliate andare. Ma sicuro, potrete vivere la storia, non solo leggerla. Grande! Evviva! Ecco il mio libro di storia animato. Accidenti, zio, è incredibile. Una delle mie invenzioni migliori. Ora guardate. Ecco, ci siamo quasi. Il tuo libro è stupendo, ma per il mio compito credo che andrò in biblioteca a cercare qualche notizia su New Orleans. Non ce n'è bisogno, Tommy, guarda. Ma quella sì che deve essere musica gustosa. Rosso, giallo o verde? Zio Leonard, sai quello che stai facendo, vero? Ma certo! Devo schiacciarli tutti e tre! Ragazzi, sarete a New Orleans in un batter d'occhio! Beh, devi ammettere che funziona! Dai, facci tornare a casa! Ehi, Tommy, ti ha spento la luce? Credevo che mi piacesse di più vedere la storia dal vivo. Ma state tranquilli, ragazzi, ora tornerete qui in un lampo. Tutto bene? Ah, non è certo stato un viaggio in prima classe. Beh, ma funziona. C'è stato solo un piccolo disguido tecnico. No, non è stato un piccolo disguido tecnico, ma un cataclisma. Ti ringrazio per l'interessamento, zio Leonard, ma preferisco andare a studiare la storia in biblioteca. Beh, se la pensi così. Ah, questi giovani d'oggi senza fegato, senza fantasia. Sento niente bene, non mi piace tutta questa tecnologia. Oscar, qui devi comportarti bene, è chiaro? Qui troverò qualcosa di sicuro. Perché non vai a cercare nella sezione musica? C'è una sezione tutta per la musica, a volo! Per mille violini! Viva le biblioteche! Ah!
Vediamo un po'. No, non è questo. Ma dove sarà andato a finire? Ma che cosa succede? Strano, molto strano. Sai, mi piacerebbe molto visitare il pianeta della musica. Si incontra sempre gente simpatica nelle biblioteche. Ehi, qui dice che le celebrazioni del carnevale risalgono alla Magna Grecia. Dioniso, il dio dei festeggiamenti. Ogni primavera c'era una festa in suo onore. Si può dire che fosse il padrone del divertimento. Davvero fantastico. La tradizione delle feste e del divertimento si è tramandata dai greci ad altre popolazioni. Dov'ero? Ah sì, dai greci ai romani. Accidenti, chissà che feste. Provi questa mela, signora. Ah, grazie. Ne volevo... Romantica e piena di vita. Facciamoci un giro. Volentieri. Caro, guarda. Presto caro con quel carro. Forza. Attenti. Attenti voi. Quanta gente. Ma dove staranno andando? Beh, forse... Seguiamo. Vieni. Guarda, Oscar, è il Colosseo! È là che stanno andando tutti! Evidentemente oggi è una giornata dedicata al divertimento! Andiamo, Oscar! Ma ci sarà un po' di musica, Tommy? Se non mangio subito qualcosa, morirò dalla fame! Ma certo! Andiamo! Cosa ci sarà di tanto divertente? Prendete! Guardate che bella frutta! Proviene tutta dalle nostre colonie! Oh no! Hai visto, Oscar? L'anfiteatro è già pieno e ormai lo spettacolo sta per avere inizio. Non so proprio come faremo a entrare. Ma è talmente facile! Bel trucchetto, Oscar, andiamo. Accidenti, Oscar. Quelle sono autentiche bighe, ti rendi conto? Questo significa che tra poco ci sarà una grande corsa, come accadeva sempre nei giorni di festa per i romani. Oscar, sarà da sballo, vedrai. Niente da fare, manca un gladiatore. Ora Cesare ci darà in pasto ai leoni, non sopporta le gare irregolari. Dov'è il problema? Basterà trovare un sostituto. E chi, per esempio? Credi che ci sia qualcuno disposto ad offrirsi volontario per essere ridotto in poltiglia da un'orda di gladiatori? Sai, ho letto che le gare con le bighe erano molto violente. Violentissime. Più del mal di pancia che hai avuto quando hai fatto indigestione a quel concerto, ricordi? Beh, ma chi ha detto che debbano essere volontari? Ehi, centurioni! Sì, voi due, venite qui. Ebbene, miei carissimi e prodi centurioni, oggi mi sento generoso, così ho deciso di concedervi un grande, un grandissimo onore. Davvero? Esatto, giovanotti. Cosa ne direste di partecipare alla corsa delle bighe? Fai qualcosa! Grazie, è una splendida offerta, ma noi preferiremmo guardare, se non vi dispiace. Osi disobbedire a un ordine, centurione? No, di certo, ma io, cioè, noi abbiamo lasciato a casa la biga. Ha una gomma forata, no, non una gomma, la ruota è rotta. Sì, la nostra biga ha una ruota rotta. Oh, poverino, mi dispiace tanto. Allora vuol dire che dovrei raccontare questa storia a Cesare. Che problema c'è? No, nessun problema, Sua Altezza. Sua Maestà, mio signore. Stavo solo spiegando che non abbiamo portato la biga. Sa com'è? Una ruota si è rotta e non possiamo partecipare alla gara di oggi. Mi dispiace. Non vi preoccupate, vi rifarete l'anno prossimo.
Un momento. È disponibile la biga imperiale, potete usare quella. Così non vi perderete il divertimento. Beh, entreremo nella storia. Ricordate che nessuno ha mai perso la biga imperiale. Non siate voi i primi a deludermi. La biga imperiale? Tommy, che fortuna poterla usare. Poterci morire, più che altro. E poi hai dimenticato un piccolo particolare. Non abbiamo un cavallo. Ma ora sì. Ma... Santo cielo, una biga preziosa, un alieno rosa come cavallo e un'orda di gladiatori assassini. Questa sì che sarà una giornata da non dimenticare. Non c'è speranza. Come posso vincere se non arrivo neanche a vedere fuori? Ah, prendi, nanetto. Grazie mille per il sacco, almeno così ci vedo. Davvero molto gentile, grazie. Figurati, non c'è di che. E che mi piace vedere in faccia la gente che colpisco. Gli piace vedere in faccia quelli che colpisce, scherza, vero? Sì, scherzo, perché non resterà più niente di te da colpire dopo che ti avrà ridotto in poltiglia. Oh, grazie tante. E allora? Sono lasciato trascinare, Oscar! Attento, guarda davanti! Attento! Ma come prendermi, cavallo? Amico, aiutami! Continua così, Oscar, ora inizia il divertimento! Forse per te, io sto per morire! Ciao, ciao! Questo è un colpo basso! È già davvero orribile! Cosa pensi di fare, Nanetto? Dai, Oscar, un ultimo sforzo! Facciamogli vedere chi siamo, vai! Cosa? Ce l'abbiamo fatta, evviva! I miei più valorosi centurioni annientati da questo micro robot, però potrei annullare la gara. In fondo io sono Cesare. Ehi! Ma... Non ci vedo niente. Chi ha spento la luce? Cesare, la folla spera che voi onoriate il vincitore. A che diavolo serve essere imperatore se non posso neanche imbrogliare una gara? Dove andremo a finire? Ah, meglio che mi sbrighi. Alzati, prode gladiatore, ritira il tuo premio. Il tuo impegno merita una ricompensa. Ma prima dimmi una cosa, cosa diavolo gli dai da mangiare a quel tuo buffo cavallo rosa? Ah, non credo che potrebbe capire. Ecco il premio, la più bella delle romane che diventerà tua sposa. Giovanotto, ehi, sveglia! Ma che cosa è successo? Tanto per cominciare, diffusioni di panico nella sezione musica, abuso di volume, atti di vandalismo sulle cuffie, rotazioni incontrollate di scaffali. Oscar, mi scusi, signora, lo tengo sempre sotto controllo, ma ero impegnata in una lotta con i gladiatori. Un altro disturbo e sarò costretta a mandarvi via. Stavo facendo delle ricerche io. Dov'ero rimasto? Sì, ai romani.
Quindi il carnevale ha origini antichissime, ma a New Orleans fu introdotto nel 1827. Ha inizio la dodicesima notte dopo Natale e continua fino a martedì grasso. È davvero lunghissimo! Penso un po' che mega festa va avanti per 2 settimane e deve essere fantastica! Let's go! Accidenti, Oscar, questa sì che è una festa! Sì, il carnevale è proprio gustoso! È carnevale! Perché sei tanto triste? Salve, mi chiamo Benjamin e sto aspettando i miei nipotini per partecipare alla sfilata dei carri. Ma loro non si vedono. Saranno rimasti bloccati dai festeggiamenti, c'è una tale folla. Forse hai ragione, ma non posso fare a meno di pensare che sia successo qualcosa. Ma no, avranno dimenticato di guardare l'ora. Oh, non credo. Forse. Possiamo aiutarti facendo noi la sfilata. Se poi non si saranno fatti vivi, li cercheremo. Che ne dici? Ma sì, perché no? Sarebbe proprio un peccato non sfilare. Evviva! Evviva! Ragazzi, siete stati magnifici. Eh sì, è stato proprio divertente, Tommy. Ma mi sento meglio nei miei panni. Però dei miei cari nipotini non c'è traccia. Su, non preoccuparti, vedrai che saranno qui a momenti. Ho paura che ci sia di mezzo il voodoo. Cosa? Il voodoo? Oh. Il voodoo è arrivato insieme agli schiavi che venivano portati in Louisiana dall'Africa e a New Orleans ha assunto una forma molto speciale. E anche un sapore, l'abbiamo assaggiato noi. A New Orleans il voodoo è fatto di magia, di un insieme confuso di canti, danze, musiche e... Sembra ottimo, ma... di persone possedute. Credi che i tuoi nipoti siano stati posseduti? Temo che siano stati catturati dallo stregone. È terribile, dobbiamo indagare subito. Non preoccuparti, vedrai che li troveremo. Vi siete accorti che non abbiamo incontrato nessun bambino lungo la strada? I bambini, ma che succede? Dove stanno andando? Presto, seguiamoli. Entrate, piccoli miei, che l'esperimento abbia inizio. Prego. Ma che succede qui? Ci sono i miei nipotini, Ellie e Clive. Cosa gli hanno fatto? C'è soltanto una cosa da fare, che? Entrare lì dentro e chiedere spiegazioni per tutto questo. Oh no, non puoi, gli spiriti voodoo, i loro incantesimi, chissà cosa potrebbe accadere. Non importa, andremo ugualmente, vieni Oscar. Questi bambini sono troppo calmi. Oh? Zio! Tommy! Oscar! Oh, tu, Peter! Che piacere vederti! Per me invece non è affatto un piacere! Ma che hai? Cos'è che non va? Avete rapito tutti questi bambini! Guarda che questi bambini sono qui per un solo motivo, Tommy, e cioè per provare le mie famosissime caramelle giganti! Ma le loro facce hanno cambiato colore! Un piccolo disguido tecnico! Basterà un bel bagno e torneranno perfettamente a posto. E allora New Orleans sarà famosa per il suo martedì ghiotto d'ora in avanti. Ecco qua, Tommy. Con il manuale delle invenzioni per dilettanti potrò correggere le piccole imperfezioni del mio libro di storia interattivo. Stasera riproveremo. Ormai non importa, zio Leonard. Sai, oggi ho trovato qualcosa di molto più importante. Davvero? E cosa? Che non servono le invenzioni o la magia per viaggiare nel tempo. Bastano un bel libro e un po' di fantasia. Un buon libro e un po' di fantasia. Chissà, forse hai scoperto davvero qualcosa, figliolo. Ellie, Clive... Ehi, ma dove eravate? È un'ora che vi cerco. Scusa, nonno, ma abbiamo trovato questo libro di fantascienza. Il tempo è volato senza che ce ne accorgessimo. Vi capisco, capita anche a me ogni volta che mi metto a leggere.
esistono. Interessante, molto interessante, anzi fantastico. La macchina del tempo di Wells. Ah, con questo libro e un po' di fantasia, la mia prossima invenzione sarà un vero portento. Oh, ma insomma, un po' di silenzio, per favore.